Ci accompagna, come vi dicevo, ad approfondire meglio, ad anticipare quella che è la campagna per quanto riguarda il 2012-2013 sulla sicurezza stradale, appena presentata in una conferenza stampa dalla Fondazione per la Sicurezza Stradale ANIA. In particolare ne parliamo con il segretario generale Umberto Guidoni. Bentornato su Isoradio, dottor Guidoni. Grazie, buon ascolto ai vostri ascoltatori. Grazie a lei e a molti dei nostri ascoltatori. Oggi, sfogliando la stampa quotidiana, si sono imbattuti perché in tutte le testate c'era questa pagina a tutto campo, con questi occhi bistrati, con questo clown, con questo slogan nel circo della strada: puoi piangere e far piangere, pensaci. E questo è proprio il monito, il memo, no? Beh, sì, noi abbiamo cercato attraverso una metafora, la metafora del circo, di rappresentare un po' quello che accade sulla strada i protagonisti, che sono tutti gli utenti nell'ambito della circolazione, possono decidere se fare una commedia, cioè se avere un comportamento corretto ed evitare danni a se stessi e agli altri, o seppure trasformare un momento di... che dovrebbe essere un momento di mobilità, certo, in una tragedia anziché la commedia. In una tragedia, che è quella che purtroppo spesso ricorre nelle nostre strade: 11 morti al giorno, 3.860 nel 2011, quindi numeri da bollettino di guerra. E infatti in quella pagina, dicevo, che tutti siamo a vedere oggi sui quotidiani, si riporta il dato: i 3.860 morti per incidenti stradali in un anno. Quindi l'invito a pensare. Il circo della strada, leggevo dai primi lanci d'agenzia, alla conferenza stampa che avete tenuto insieme ad Oliviero Toscani, che firma la campagna, al professor De Masi, Toscani proprio ricordava come questa idea del clown l'ha rimandato un po' a Fellini, no? Quando diceva che è più facile far piangere che far ridere. E infatti, praticamente la sua idea è stata inizialmente questa. Chiaramente ha voluto evidenziare come nel circo, così sulla strada, è più facile far piangere che far ridere, purtroppo, e che quindi i comportamenti che ne devono conseguire devono essere comportamenti votati alla responsabilità, perché oltre ad una responsabilità verso noi stessi, verso la nostra incolumità, c'è una responsabilità nei confronti di chi trasportiamo, nei confronti degli utenti deboli della strada e nei confronti di tutti coloro che in qualche modo incontriamo nei nostri percorsi quando circoliamo. Quindi da questa idea iniziale poi abbiamo elaborato il claim della campagna, sì. Abbiamo elaborato appunto il pensaci, che è un invito ad una riflessione profonda, perché secondo noi c'è tanta indifferenza rispetto alla problematica dell'incidentalità stradale, e quindi abbiamo voluto richiamare l'attenzione anche con un'immagine molto forte sul fatto che bisogna pensarci a tutto questo, perché ognuno di noi è responsabile. Così come attingo sempre a quanto riportato dalle dichiarazioni di Toscani con voi, lui diceva: mi auguro che sia una campagna ossessiva, cioè proprio per arrivare al cuore, per arrivare alle coscienze, no? Sì, come ha visto l'immagine, insomma, è un'immagine, come dire, inquietante. Sì, infatti. Questi occhi che lei ha notato sono proprio il punto focale della nostra comunicazione, ma anche lo spot televisivo, uno spot molto forte sia dal punto di vista dell'immagine che dell'audio, proprio perché questa angoscia che in qualche modo può derivare dallo spot può essere un elemento di, come dire, di sollecitazione dell'attenzione e di una riflessione rispetto a questo tema. La campagna si articolerà, ecco, io parlavo oggi le prime uscite, quelle che ho visto proprio stamattina facendo un po' di rassegna stampa, e vedevo appunto tutta la pagina sui diversi quotidiani. Poi lei mi parlava di spot televisivi, cartellonistica, eccetera. Sì, la campagna si articolerà su tre flight. Oggi appunto c'è la parte, abbiamo iniziato con la stampa, questa sera ci sarà la televisione sulla 7, e successivamente ci saranno le affissioni, le maxi affissioni nelle più importanti città per un lungo periodo. Poi ci sarà da sabato la TV a pagamento, quindi Sky, e poi la TV generalista, Rai e Mediaset. Ci sarà anche un'articolazione
sul web, perché questo è un mezzo che noi riteniamo molto importante, soprattutto per il target più giovane, certo, che è quello poi più colpito sulla sicurezza stradale. E infatti bisogna arrivare, perché poi le avrei chiesto proprio questo, voi che ne avete attivate tante di campagne. Io ricordo un'altra che mi colpiva particolarmente, vedevo anche proprio alla stazione ferroviaria questi cartelloni, era quella sulla distrazione, no? E allora dall'immagine della donna che si truccava in macchina, o invece a chi non faceva uso del cellulare, eccetera, poi alla fine, ecco, si riesce ad arrivare al target giusto, al linguaggio, notate dei risultati, dei ritorni, dei riscontri? Sicuramente utilizzeremo anche quest'anno sia le stazioni che le autostrade, perché le riteniamo un mezzo molto divulgativo, diciamo così, e quello che cerchiamo di fare è sicuramente fare dei piccoli passi verso un tentativo che è quello di cambiare una cultura, un approccio rispetto alla sicurezza stradale. Chiaramente un compito estremamente complesso. I risultati in parte ci sono, perché noi insomma registriamo sì 3.860 morti, che sono andate agghiacciante, ma registriamo anche una diminuzione in 11 anni del 45% dei morti. Quindi certo, è evidente che si sta piano piano, con dei piccoli passi, e dal punto di vista normativo, dal punto di vista dei controlli e dal punto di vista della sensibilizzazione sul tema, cercando un po' di intaccare questa cultura sbagliata di approccio alla sicurezza stradale, dove chi si mette alla guida fa tutto meno che dare attenzione appunto all'atto del guidare. Quindi speriamo che questo sia un ulteriore step per modificare questo approccio. Noi tanto con voi continueremo a sentirci, a viaggiare proprio affiancati, perché veniamo spesso a bussare alle vostre porte, quindi avremo modo di seguire e il percorso della campagna, ma soprattutto tutto quello che si potrà attivare. Vi ringrazio molto per l'attenzione, vi ringrazio molto. Grazie ancora a Umberto Guidoni, segretario generale dell'ANIA, Fondazione per la Sicurezza Stradale. Grazie a lei, buon lavoro. E grazie, intanto, grazie dottor Guidoni. Intanto riguardo sulle